Buonasera a tutti, possiamo cominciare, anche perché io dico due cose veloci e poi la parte divertente e interessante comincia con Fabrizio Fronza e Daniele Zanzi. Allora, benvenuti a tutti i relatori e partecipanti a questo secondo incontro del nostro ciclo annuale Biblioteca incontra. Ehm, Dedicato alla valorizzazione delle nostre collezioni. In questo caso eh, abbiamo pensato di presentare una donazione prima, di prima ancora di averla catalogata e trattata. Presentiamo un dono, cioè parliamo di un dono che la famiglia di Francesco De Cembrini ci ha fatto, un dono materiale, cioè i libri della sua biblioteca tecnica, mi correggo Eleonora se sbaglio, tecnica e professionale quindi la cassetta degli attrezzi del suo mestiere, della sua professione. E quindi un dono materiale, ma per noi anche il riconoscimento della nostra affidabilità, dell'affidabilità della fondazione, oltre che nell'ambito della ricerca sul paesaggio, ma questo è un altro capitolo di cui parleremo più avanti, e anche sul fronte della tutela e della valorizzazione di questi patrimoni molto particolari. Le biblioteche e gli archivi soprattutto delle persone, degli, eh, dei professionisti, degli studiosi. E quindi noi consideriamo questo dono anche un'attestazione di fiducia e un segno di riconoscimento nella nostra appunto, affidabilità nel prenderci cura di questa biblioteca nel lungo periodo. E per, nel lungo periodo, e per l'uso di altri, dagli studenti, agli studiosi, ai professionisti, ma anche ai curiosi, ai cosiddetti portatori di interesse più largo. E per questo abbiamo scelto di parlarne eh, prima ancora che i libri fossero catalogati. Quindi libri di botanica, manuali, guide enciclopedie, poi magari ci diranno Fabrizio Fronza, Daniele Zanzi, qualcosa di più specifico, che hanno già fatto una cernita dai libri della biblioteca, e con degli affondi, le cose a prima evidenza sulle rose e sugli alberi, i temi molto amati da Francesco De Cembrini, ma anche testi di storia e progettazione, di giardino e paesaggio, scritti su e di famosi paesaggisti sulla vita e l'ambiente del Trentino. Queste sono le cose che emergono così. A primissima vista poi ci sarà, ci sarà da divertirsi a catalogarli, a vedere quali sono le dediche in questi libri e quindi eh, le tracce della rete di relazioni che Francesco Decembrini ha creato nel corso della sua lunga attività, perché poi la biblioteca di un autore è anche questo, un punto di partenza per capire e ricostruire delle biografie personali e professionali, a una rete di relazioni che non sono poi in tanti casi così... Eh, già conosciute o così evidenti, soprattutto per i professionisti che di solito non hanno biografie già scritte. Quindi questo è anche un primo punto di partenza, soprattutto grazie all'apporto di quelli che prima abbiamo definito la banda dei colleghi e degli amici di Francesco De Cembrini ad aiutarci a come dire, mettere a fuoco la sua figura. Solo un inizio questo. E Parlando di libri, mi piace sempre dire che i libri si incrociano come si incrociano le persone. Io ho fatto un test, tanto per cambiare vado a scavare in biblioteca e in archivio da noi e allora ho visto che eh, di, eh, ci sono gli atti, non ci sono nella biblioteca di Francesco, ma ci sono nella nostra biblioteca gli atti di due giornate internazionali di studio che lui ha organizzato, una forse assieme a Daniele Zanzi. Le giornate internazionali meranesi del 95 e il terzo congresso europeo di arboricoltura del 97, seconda edizione delle giornate internazionali meranesi. E qui ho pescato Mambassa dalla biografia scritta da Fabrizio. Questi libri non ci sono nella biblioteca di Francesco, ma ci sono uno nel Fondo Pizzetti e uno nella nostra biblioteca. A esito delle prime frequentazioni della fondazione che dall'80 dall'88 ha appunto cominciato a raccogliere libri eh, molto diciamo anche sperimentali di paesaggio. E, e poi un accenno alla presenza di De Cembrini in fondazione. Nei primi anni di vita della fondazione, per oltre dieci anni, si sono organizzati i corsi sul governo del paesaggio del giardino e alle prime due edizioni Francesco De Cembrini ha partecipato. Di queste prime due edizioni la Fondazione ha pubblicato i materiali tratti dai corsi e un testo di Francesco De Cembrini c'è negli atti del 90. Quindi si incrociano i libri, i vari fondi si incrociano, le persone si parlano e si riconoscono. Tra l'altro negli atti di questi convegni ci sono testi di Pizzetti che non avevamo già in biblioteca. Quindi è bello questo incrocio. Alla luce di questo devo dire che questa è una magnifica occasione per noi, oltre che per ringraziare la famiglia che generosamente ci ha donato questa magnifica biblioteca, un'occasione per iniziare a delineare questo profilo biografico e professionale di Francesco Decembrini. Ci sarà molto da fare e approfittiamo appunto dell'amicizia dell e della generosità di una parte di questa banda di colleghi e di amici rappresentata in questa sede appunto da Fabrizio Fronza, Daniele Zanzi e poi eh, naturalmente se Eleonora come eh, famiglia avrà voglia di dire qualcosa noi ne saremo ben felici. Io chiuderei qui, non so se Luigi tu vuoi magari dire qualcosa dopo. No, non era previsto, ma porto i saluti della Fondazione, che ha già fatto Francesca, forse lo faccio in modo un po' più istituzionale. Sono anch'io un frequentatore di biblioteche, ho frequentato anche biblioteche di, di paesaggisti importanti, quindi mi riservo alla fine magari di fare una, una considerazione finale, saluti dopo avervi ascoltato. Grazie Luigi, io passerei senza indugio la parola... A Fabrizio e a Daniele, se vuoi metterti magari qui. Buonasera, e sono un po' emozionato perché è la prima volta che mi capita di parlare di una persona che mi è stata molto vicina e che non c'è più e, e che ha lasciato delle tracce, ha lasciato delle tracce importanti eh, perché Francesco De Cebrini è stato un po' un crocevia di, di persone che ci ha, mi ha permesso di conoscere in varie circostanze. E visto che hanno, è stato citato eh, il, i convegni di aboricoltura del 95 e del 97, sono stati due, due tappe importanti per molti, ex, per ragazzi di allora, freschi di laurea che arrivavano eh, ad esercitare delle professioni a vario titolo come liberi professionisti o nell'ambito della pubblica amministrazione come nel mio caso, e avevamo delle idee e abbiamo capito che c'era un mondo che era molto più avanti, che era quello dell'arboricoltura moderna, che ha segnato proprio una svolta e che è arrivata, che ha prodotta anche in modo... Sostanzioso e pesante d'Italia proprio in quegli anni, grazie ai convegni organizzati da Daniele e da Francesco. E, e mi piace anche questa idea dell'incrocio perché la stessa cosa per me è stata la Fondazione Benetton, quindi è stato proprio un territorio di incrocio di idee, di approcci diversi al tema del paesaggio che è molto complesso. È difficile eh, cercare di, io ho cercato solo di di tracciare alcuni, alcune idee e di portare alcune testimonianze su una mia visione parziale di un personaggio complesso come è stato Francesco, partendo anche da alcuni libri, eh, libri appunto di alberi, adesso a qualcuno sarà, ho scan, scansionato la, la copertina, altri sono qua sul tavolo, ma c'è molto d'altro. E Francesco è un personaggio complesso, eh, non era sicuramente monotematico, non era sicuramente una persona che lasciava indifferenti. Era cioè una persona dove si arrivava anche eh, lavorando con lui. Era facile arrivare allo scontro per poi ricomporlo. Perché era una persona dirompente, quando entrava in un tema lo sviscerava, lo, lo portava all'estremo limite e quindi anche le sue opere, i suoi progetti sono caratterizzati da questo approccio. E ben, parlo, parto proprio dal tema dell'aboricoltura. Per me i, i convegni organizzati a Merano nel, a metà degli anni 90 sono stati una tappa fondamentale. Eh, bisogna pensare che all'epoca eh, nell'università eh, si insegnavano tecniche anche abbastanza ve vecchiotte, ecco, diciamo così, non, non voglio accanirmi. Lì è stato, si è aperta una finestra è stato un momento in cui sono arrivati i migliori arboricoltori a livello mondiale e quindi cioè, per noi giovani e impreparati cioè, una tappa fondamentale. Le prime giornate eh, meranesi, quindi 95 e 97. Molti dei libri che troviamo nella biblioteca di Francesco, adesso questo lo avevo inserita prima, di questo penso che parlerà eh, di più Daniele Zanzi, che è stato l'anima anche assieme a Francesco, promotrice di questi incontri. Li troviamo nella, nella biblioteca e, di Francesco De Cembrini, eccolo qua: è una persona che era appunto amava gli alberi, ma amava la natura, amava paesaggi come questo. L'altra questione, l'altro tema che che ci ha insegnato e che ha portato in Italia in un momento in cui non, non se ne parlava molto, è quello dei fiori e dei prati, delle praterie alpine. Adesso poi è diventato anche eh, un tema, è stato anche declinato in tutti i suoi aspetti in incontri della fondazione, mi ricordo il bel, bellissimo convegno sui prati organizzato alcuni anni fa qui in fondazione proprio su Pratic Commons era il titolo. Francesco l'ha vissuto e poi declinato nei suoi progetti e nelle sue sperimentazioni, non dimentichiamolo era anche sperimentatore, partendo da immagini di praterie alpine, questi sono i paesaggi che lui frequentava, paesaggi di montagna ci ha portato delle esperienze di, di prati fioriti, poi li vedremo. Poi amava descriverli questi paesaggi e lui era, era stato anche tra i promotori di una rivista che non è stata fortunata, che era stata un'impresa portata avanti assieme a Maria Teresa Salomoni, Garden Republic, sfortunata dal punto di vista editoriale, in quanto c'erano state delle questioni abbastanza brutte anche con l'editore. Però eh, a Francesco piaceva progettare, realizzare, osservare e raccontare. E quindi, raccontava, scriveva eh, in una rivista e andava anche a pescare elementi del, del mito, della, della mitologia alpina, perché il suo ambito era quello del, delle Alpi, e a volte lo riproponeva in forma di schizzi e poi anche realizzati. Con manualità all'interno dei suoi parchi, Garden era appunto questa, questa rivista avuto, è uscito con pochi numeri. E Francesco era uno delle presenze costanti con degli editoriali che spaziavano un po' a 360 gradi dove sono stati toccati vari temi. Quelli che gli stavano a cuore erano. Praterie, fiori, alberi e molto del verde pubblico, perché Francesco De Cebrini è stato per lunghi anni direttore del verde di Merano, quindi del, delle giardinerie, giardinerie che vantano una tradizione importante. Ecco, questi paesaggi, quelli del, degli steccati degli orti alpini: questo non, non è suo, però la, la tipologia e l'ambiente era un po' questo. E poi queste praterie. Ora se ne parla, cioè chi si occupa di paesaggio ormai nota che le praterie sono, il, i miscugli di sementi si trovano, eccetera. I suoi libri parlano anche di questo e dell'esperimentazione che, credo, sempre assieme a Daniele aveva fatto. E come l'aveva fatto? Aveva preso in affitto un campo in, in Val di Non per raccontare il personaggio, provare i miscugli di sementi per vedere quali erano, eh, le, erano se, se rendevano, se, se funzionavano nell'ambiente, in questo caso credo che fossero miscugli francesi soprattutto. Però eh, da lì poi si sono anche diffusi perché... I primi che abbiamo visto, a parte chi viaggiava, chi girava per l'Europa e poi conosciamo dei paesaggisti che hanno lavorato su questo, ma da noi non si vedevano. Lui l'ha provati, l'ha sperimentati e da lì poi sì, sono aperte delle porte. E, e questi miscugli sono approdati in vari interventi suoi, ma per quanto mi riguarda, li ho, questo è il Giardino delle Rose di Ronzone li ho utilizzati anche nel, in, nei parchi di cui mi occupo e, e al, molte altre persone poi li hanno utilizzati. Adesso se si, va, se si percorre la Val di Non, che è conosciuta per i meli, però qua e là si trovano eh, delle testimonianze di questo modo di lavorare. Bordi di strada, svincoli stradali, alcuni parchi e sono tracce di Francesco. Dico Valdinò no, perché non ho, eh, mi è piaciuta anche l'introduzione di, di Francesca Gersetti che mi ha detto sì, sì, è un po' una pietra lanciata nello stagno, si, si parla di Francesco ma ci sarebbe molto da, da indagare, forse mh, sarebbe bello poter studiare e raccogliere in, una, in uno studio eh, molte delle sue opere per capire poi le tracce dove le ha lasciate e come. E quindi, queste praterie di fiori, che sono stati anche raccontati da, da illustri paesaggisti, sono stati portati grazie a lui in, in Trentino e in Italia, in, in giro poi per i parchi che ha progettato. Qua è ritratto nel, nel suo giardino: dico suo perché è stata l'opera degli ultimi suoi anni, dove ha lasciato anima e cuore, oltre che capacità tecniche, ne parleremo dopo. E queste sono alcune delle immagini e le testimonianze anche dei, dei libri che, che aveva utilizzato. La passione per i fiori. L'altra passione era quella degli orti e dei paesaggi alpini. Questa è un'immagine di un'installazione temporanea. Con noi parlo di. Io lavoro per l'ente pubblico la Provincia Autonoma di Trento, un servizio che ha in gestione i, i due parchi storici dove abbiamo anche organizzato per alcuni anni delle manifestazioni di eh, giardini temporanei. Questo era lo stile, quello degli orti alpini. Francesco non era una persona che disegnava e poi spariva, no, lui era così, come lo vediamo qua, con le mani nella terra, dopo una giornata di lavoro si eh, emergeva. Credo che Daniele abbia da raccontare anche degli, degli, degli episodi divertenti su questo. E gli piaceva sperimentare materiali diversi, colori diversi, anche in modo molto esuberante. Quindi per, proprio per, qua parliamo di temporary garden, giardini temporanei. Anche giocare con dei materiali. Parliamo di cose che hanno avuto una stagione breve, quindi effetto, giardini, il giocare con la luce, giocare con materiali di recupero e siamo eh, sempre nel parco di Levico, limoni illuminati, cose del genere. E qua sono alcune immagini notturne di alcuni giardini che aveva realizzato proprio in queste manifestazioni, eh, che hanno avuto una stagione abbastanza lunga eh, con la sua collaborazione, penso tre anni più o meno. Ancora giardini alpini con... Recinzioni trasformate, piaceva lavorare un po' con, con le tecniche, con i principi della land art, materiali poveri, intrecciati, anche improvvisati e poi con queste idee abbastanza dirompenti, portate anche da, da mode: Beh, i giardini sono moda, e quindi tutte cose che hanno lasciato delle tracce nel, nel modo di operare e poi il suo piatto forte è stato Meranflora, una manifestazione che ha curato per vari anni per il comune di Merano dove lavorava, quindi in termini di, di scala temporale qua siamo prima del, fino a metà degli anni 90, credo fine anni 90 questa poi si è esaurita, quello che vi ho fatto vedere prima erano successive degli anni dal 2010 al 2018 più o meno anche con eh, operazioni di questo tipo con piante da mosaicoltura magari per il gusto italiano sono, possono essere anche un po' stridenti ma non dimentichiamo che il suo ambito di lavoro era quello del, dell'area tedesca di Merano che anche apprezza molto questo genere di cose però il, il L'abbinamento di materiali vari era quello che un po' un, uno delle, dei filoni che aveva, quindi cercare di riciclare, di inventare, quindi un animo artistico. Piante, fiori e animali: questo era un bozzetto di un lavoro aveva messo insieme occhi di rettili, uccelli per costruire non so cosa, questa è una. Una delle installazioni che ci aveva proposto proprio per un giardini temporanei parlava di uccelli e può sembrare un vezzo, in realtà c'era un discorso anche di tipo ecologico, l'ecologia era la sua passione. Anzi, mi ricordo che in epoche recenti aveva dichiarato lui sarebbe morto volentieri aggredito da un orso perché le polemiche non sopite sull'arrivo degli orsi in trentino per lui erano acqua, aria fritta insomma l'orso se viene è un indice biologico positivo io da ecologista dico mi metto nei suoi panni ben venga l'orso e se poi ci rimetto le penne io è perché ha vinto l'orso lo diceva col, con la sue modalità il suo modo di provocare che lo caratterizzava sempre, sia nelle progettazioni, nel modo di lavorare. E qua era con tutta, perché si lavorava con materiali anche sporchi, metteva le mani nel terreno, nelle piante. Anche quando realizzava impianti si vedeva sempre vestito da lavoro e non, non era a, lì ad impartire ai giardinieri tu fai questo, quello, ma si metteva proprio a lavorare. Una persona sicuramente sanguigna, era impossibile anche non litigarci in qualche momento, anzi era una costante, ma poi si arrivava sempre a fine giornata a chiudere con un bicchiere di vino o una birra. Sulla birra, anzi non voglio giocarmi niente, ne racconterà Daniele. È stato, Francesco De Cambini è stato anche una delle anime dei giardini del castello di Trautmannsdorf a Merano. Tra, tra il gruppo di persone che avevano proposto questa grande operazione, grande in termini di investimento economico e anche grande in termini di investimento per il turismo, perché è, un, è una serie di giardini che fanno dei numeri impressionanti per l'Italia. L'aveva proposti e promossi e l'aveva lavorato al progetto preliminare e poi, eh, qui mi fermo perché poi è successo qualcosa, e quindi sarebbe bello anche in un lavoro di ricerca cercare di capire quanto di suo c'è in quei giardini, e sicuramente si troverebbero delle sorprese. Anche all'interno di questi giardini, di Merano aveva portato elementi della tradizione alpina: le recinzioni, i pergolati, le bordure di fiori, eccetera. L'ambiente è quello alpino con un microclima particolare, e questi sono giardini e orti botanici dove troviamo molti dei temi che gli stanno a cuore. Poi e qua vi darò solo informazioni molto limitate. Francesco si è dedicato a molti progetti di verde. Qua siamo in una piscina alpina in Val di Non, a Ronzone, gli steccati tradizionali, piante, eccetera. E anche nel, nella ricerca dei giochi sempre un'attenzione particolare a materiali e elementi che si rifanno alla natura, ancora immagini e poi una serie di proposte per Giardini Trentini. Negli ultimi suoi anni eh, lui ha lavorato molto in Trentino ma non solo, perché dopo una, una vita dedicata a lavorare per l'amministrazione pubblica di Merano, eh, Francesco ha lavorato come libero professionista e quindi è stato coinvolto in vari progetti in varie parti d'Italia. Qua siamo a Casteltun, che è un progetto che, che è tuttora allo stato di progetto non realizzato, ma dovrebbe essere realizzato nei prossimi anni. Quindi lui ha lasciato questa traccia e spetterà a noi ricevere il testimone e cercare di, poi, di realizzarlo. Credo che abbia già passato le, le valutazioni positive della soprintendenza, dei beni culturali trentini. Questo è un roseto proprio nel Casteltune, uno dei castelli importanti de, del Trentino. E poi dei giardini tematici che aveva realizzato. Un'altra un testimonianza è quella della fondazione del MAC di, di San Michele all'Adige, dove c'erano dei giardini abbastanza poveri e dove. Sono partiti dei corsi di alta formazione del verde, quindi vedere i giardini in questa fondazione, giardini molto poveri, molto trasandati, era un po' stridente e lui aveva fatto una proposta che poi è stata realizzata. E anche qua ho immagini minime, non ho materiale progettuale, l'aspirazione è riuscire a raccogliere anche tutto questo, insomma si vedrà, eh, voglio solo lanciare una pietra nello stagno. Sui giardini temporanei aveva lasciato anche varie suggestioni, questa specie di caravella era, che poi è stata anche realizzata parlava di piante e cacciatori di piante, quindi di come le piante si sono mosse in giro per il mondo. Sappiamo che le piante dei nostri giardini, i giardini d'Occidente sono arrivate grazie al, a ricerche fatte soprattutto a partire dal 1600 in poi, quindi dai cosiddetti cacciatori di piante, inviati in giro per i quattro continenti da committenti eh, pubblici o privati, soprattutto privati vivaisti o nobili che inviavano delle persone. E lui aveva, aveva proposto questa installazione proprio per parlare di questo tema al grande pubblico, cioè lui interessava far conoscere questo aspetto e questo l'avevamo realizzato per un brevissimo periodo nel parco delle terme di Levico. L'altro tema che gli stava molto a cuore era quello dell'agricoltura, un certo tipo di agricoltura e ne abbiamo parlato anche qui in Fondazione alcuni anni fa, quando si è parlato delle foreste del Melo di Tian Shan. Era stato affrontato anche il tema della frutticoltura industriale e di un modello insostenibile qual è quello di alcuni contesti. E lui era molto scandalizzato, giustamente, da ecologo che era, da un certo tipo di monocoltura intensiva qual è quello della nostra Val di Non. La, vista, la foto è stata presa proprio da Castel Thun, quindi un ambito storico importante che ha delle viste sul paesaggio e questo è quello che si vede, reti, plastica e, e meli e in, in agricoltura intensiva. E lui voleva invece pensare a un altro, aveva un altro modello che era quello anche di recuperare dei valori tradizionali, tante vecchie varietà, mh, perché aveva degli interessi anche sulla biodiversità del paesaggio del melo. E quindi mh, come ha declinato questo suo interesse, ha pensato, beh facciamo un atto da provocatore che era, eh, proponiamo un rosetto nella Val di Non, nella Valle dei Meli, facciamo un rosetto. E quindi mh, è riuscito a convincere un sindaco del, di Ronzone di comprare un, un appezzamento di terra, ed eccolo qua all'inizio, dove realizzare quello che è stato il suo sogno. Abbiamo il un libro di David Austin e altri libri sulle rose, erano delle sue passioni. E, e così, mh, grazie alla collaborazione con il nostro servizio, poi nel servizio della provincia l'abbiamo realizzato a partire da una quindicina di anni fa. È un progetto ancora in divenire perché a questo punto stiamo... Siamo in fase esecutiva con le ultime parti che sono il cent piccolo centro visite, la biglietteria, eccetera. Un giardino di rose, una collezione alpina che ha una peculiarità: la sua intu intuizione è stata quella di capire che eh, ha una quota elevata, 1300 metri di quota circa, un'esposizione favorevole, abbastanza ventilata le rose sarebbero cresciute bene e in più sarebbero fiorite in luglio, luglio, agosto, settembre, quando da tutte le altre parti non c'è più niente. Una stazione fresca e così, e con, eh, portando una collezione di rose completa, parliamo di 5, 2500 rose per 500 specie o varietà. E, e adesso qua vedo in sala... Due persone che poi hanno lavorato anche nel Roseto, se dico delle cose errate correggetemi. Però quindi 500 varietà o specie e 2500 rose, in questo che è stato il suo progetto, un progetto che ha, che ha portato avanti negli anni. Qual è la peculiarità di questo progetto? È proprio la quota, intanto l'esposizione, quindi un progetto che ha dato dei buoni risultati un rosetto gestito con criteri di agricoltura biologica se non biodinamica, quindi senza l'uso di pesticidi chimici, anche su questo con una certa dialettica abbastanza forte a volte, però Francesco ci credeva, ha detto facciamo qualcosa di importante, non dobbiamo inquinare l'ambiente, è già abbastanza inquinata la valle e abbiniamo le rose a, dei, a delle erbacce perenni, l'altra sua passione e questo è un po' il risultato, tante, una collezione di rose, di tutte le famiglie principali di rose, moderne, antiche, rose botaniche, rampicanti, eccetera, non, non è il momento per elencarle o per entrare in merito, merito però abbinarle poi a delle erbacce perenni, queste Veroniche per esempio o salvie o altri fiori, in modo da avere una scalarità di fioriture, avere anche un paesaggio molto pieno, molto ricco, e anche in questo trovo il personaggio di Francesco molto ricco, molto pieno di, eh, di idee, di, di sensazioni. Ecco, quindi e vi scorro velocemente alcune delle immagini. E la novità è stata proprio quella di cercare di abbinare a, ad ogni gruppo di rose. Il focus di questo giardino è la collezione di rose, però erbacee perenni che iniziano a fiorire anche prima e continuano a fiorire anche dopo. Quindi, in questa stagione dell'anno, direi che adesso siamo alla fine: c'è ancora qualche. fino alla settimana scorsa a Ronzone fiorivano ancora alcune delle specie di rose. E questa è la fioritura di inizio stagione con lupini ed altre specie, prima che arrivino proprio le rose. Le scorro velocemente perché siamo verso la fine. Il paesaggio è quello delle Alpi, quindi Alta Val di Non, dall'altra parte della valle ci sono coltivazioni di melo che ormai raggiungono anche le quote più elevate, melo allevato intensivamente, e queste sono le rose. Rose che lui testava anche nel giardino di casa, e infatti le abbiamo viste e conosciute. L'orto biologico, proprio per ricordare che il suo approccio biologico anche al tema della, della progettazione. Quindi mh, orti e, e giardini coltivati in un certo modo. Altri temi che si trovano sono quelli delle, delle bulbose. E, e poi volevo solo ridire quello che è già stato detto. insomma, e Francesco è stato con noi, con noi qua della fondazione, mi sento di far parte ormai di questa famiglia perché ha contribuito anche alla mia formazione e quindi lo ritroviamo in iniziative portate avanti dalla fondazione. Noi l'abbiamo ricordato e qua chiudo con quest'estate, con l'impianto di una sequoia nel parco delle terme di Levico. Dovevamo ripiantare perché abbiamo avuto, proprio, eh, abbiamo avuto dei disastri dovuti al cambio climatico, Vaia in particolare, eh, proprio questo clima, questo ambiente che a lui stava tanto a cuore, quindi l'abbiamo ricordato con l'impianto di questa sequoia. E lui si è definito una persona fortunata perché diceva che poteva distinguere fra fiori e fiori e. Trattava i fiori per mestiere, i primi fiori, i secondi fiori per passione. Ed eccolo qua. Quindi grazie per avermi ascoltato. Eh, grazie a tutti di essere qua, anch'io sono eh, commosso, io ogni giorno mh, non c'è giorno che non pensi a Francesco, non peraltro anche perché c'è una sua foto eh, di fianco proprio al lato. Come, prego. Sì. Eh, ogni giorno eh, ogni giorno eh, mi guarda. Mentre sono alla mia scrivania con un'espressione particolare, chi ha conosciuto Francesco sa quel viso di dice: Ma che cavolo stai facendo lì? Cioè cosa stai facendo? Penso che Fabrizio abbia tracciato una, una, una cosa, un ritratto professionale molto azzeccato. E vedete, l'anno scorso nel 2020, noi abbiamo perso abbiamo perso un marito, un papà, un nonno affettuoso, un amico, un professionista, ma soprattutto un tecnico al quale dobbiamo molto, ma una persona che ci ha insegnato, almeno a me ha lasciato, come vivere e vivere onestamente e pur nella, nel suo carattere burbero io tra i libri della biblioteca ho visto un mio libro dove io come dedica ho scritto all'amico brontolone Francesco, il che è un eufemismo perché veramente era una gentilezza chiamarlo brontolone. Un maestro di vita col quale io vorrei delineare questi aspetti. Questi aspetti, e inizio con questo, qua siamo nel 1988, quando io l'ho conosciuto, quindi parliamo ahimè di 30 e passa anni, una vita, una vita, la metà della mia vita prima ancora che mi interessasse di alberi, di fiori, di paesaggio al convegno uh, che fu l'inizio poi di una serie di altri convegni dove per la prima volta veniva questo maestro che ha l'Esceigo in Italia e tra la platea di circa 600 persone c'era anche Francesco uh, Decembrini che scendeva dalle valli di Merano e assisteva a queste cose. Ora, uh, Voi dovete capire che io invitai l'Esceigo l'Eda Agricole si rifiutò di pubblicare questo libro che io pubblicai a mie spese, tradotto, perché mi dissero, ma chi è un giapponese, Alessia ehm, Ma invitai Peter Bridgman, Peter Bridgman era un autore inglese molto conosciuto perché era l'unico autore tradotto in italiano che parlava di cura degli d'endrocronologia. e di endocrinologia. E io sono convinto che, siccome era un rischio far pagare... Eh, un convegno alle persone, invitando un nome conosciuto come Bridgman, la gente italiana sarebbe venuta e così fu. Peter Bridgman eh, parlò, era previsto un intervento di un'ora e parlò chi era presente, qualcuno può testimoniarlo, per dieci minuti e disse, eh, tra le altre cose, e grazie a persone come quelle che parleranno dopo di me, cioè il professor Alesciago, che io devo completamente riscrivere il mio libro. E nella sala e Alesciago sconvolse la mente di molti. Alla fine di quella intensa giornata mi si avvicinò questo Baldo giovane alto attesino, il quale mi dice "Ma guarda, qua ho sentito delle cose assurde, non è vero niente, io vado avanti così perché io ho sempre fatto così" e assieme a lui tanti altri. Però mi disse, io però ci penso, no? e eh, prese il, il testo che adesso ho trovato qua, tradotto, che è pure, no, è quell'altro che ho autografato da Ale Schaigo, dopo vi dirò la dedica a quell'altro. Dopo 15-20 giorni mi ritelefonò e mi disse, ma guarda che... Cioè, Forse quelle cose che ho sentito sono vere, per favore parliamole. Dall'inizio, questo nostro rapporto di, di profonda stima. Qua siamo sempre nel 1988, tra me e lui, fatto di alti e bassi, ma sempre di un'amicizia quasi direi fraterna. Io ho un fratello col quale vado d'accordissimo, mio fratello è medico, col quale ho litigato tanto e quindi però è quel rapporto dove anche quando si stava magari uno o due mesi senza parlarci poi ci si quelle affinità che di carattere si ritrovano io qua vorrei percorrere un po' quello che è stato come l'ho conosciuto io Francesco Francesco aveva un rapporto viscerale con Merano un rapporto di odio eh, e amore eh, io so tutte le vicende che l'hanno accompagnato, ma devo dire che io ho iniziato a frequentare Merano quando ero al Car e odiavo questa città, veramente la odiavo perché io parlo del 76 al Car perché eravamo una viste almeno io mi sentivo una truppa di occupazione, non avevo neanche voglia di uscire, di vedere quello che era Merano, eravamo lì ci toccava star lì per due, tre mesi, un anno, non conoscevo Merano. Ecco, dopo sono tornato e ho iniziato a capire cos'era Merano e cosa, come cambiava Merano, grazie a, a Francesco, perché gran parte di quello che oggi si vede a Merano, io mi ricordo una riunione che abbiamo con uh, il sindaco uh, di Merano, la, la la, la presidente dell'azienda autonoma di, di Merano Rossi, che è un, è un cognome italiano, eh, dove Francesco veramente disse, ma noi abbiamo la nostra ricchezza e dobbiamo investire sull'ambiente. Quindi facciamo tutta una serie di iniziative, tra cui anche i congressi eh, di arboricoltura, perché è necessario che certe cose vengano diffuse. Questa è la foto di Meran Flora, qua, ed era un interesse per la natura che si organizzavano anche queste giornate ambientali dove per la prima volta facevamo arrampicare i bambini meranesi sugli alberi, giornate didattiche. Meranflora qua con delle invenzioni. Ecco qua, ma il convegno, dopo ci sarà la foto della sala del Cursan. Ma eh, nel 2000 sperimentammo con Ale Scheigo, portammo Ale Scheigo dopo i convegni del 95 del 97 a Merano, per quello che era, inventammo un nome Scheigo on Trees, Scheigo sugli alberi, un seminario di quattro giorni itinerante, quindi eh, dove noi, va bene, avevamo, ecco qua è la foto della prima edizione, una foto storica del Cursal di di Merano, dove noi avevamo mh, nel 1995 le prime giornate meranesi sull'albero, un grandissimo successo, tant'è che eh, dopo due anni portammo il congresso europeo. Io allora ero responsabile europeo della Società internazionale di arboricoltura e questo era il terzo congresso eh, europeo. Il primo si era svolto all'Einstein in Germania che era vicino a Bonn, il secondo a Maastricht in, in Olanda, posso assicurarvi che l'unico convegno in cui demmo dei profitti alla Società Internazionale di Arboricoltura fu quello di Merano. Noi abbiamo avuto un profitto da quello che abbiamo incassato e da persone dedite al giardinaggio, alla passione, abbiamo devoluto tutto alla Società Internazionale di Arboricoltura. Quello di due anni prima a Maastricht, e io lo so di preciso perché ero nel board, si concluse con un deficit di circa 80.000 euro, un deficit che la Società Internazionale con sede in America dovette pagare e disse mai più convegni in Europa perché non siete capaci di fare nulla. E noi ci mettemmo di punto e abbiamo organizzato questo convegno che ebbe una risonanza internazionale. Qua noi vediamo uh, in un convegno che abbiamo poi fatto, dicevo nel 2000 portammo Shaigo Sciago in Tris, quattro giorni in giro per i sentieri e i boschi e le foreste di Merano a sezionare alberi, quindi un grosso successo. Di solito... Questi seminari sono aperti a 20-25 persone. Adesso vi farò vedere eh, quante partecipanti abbiamo avuto a quel seminario. Tant'è che Sciaigo rimase a bocca aperta e, e dice, ma voi italiani contate in modo sbagliato. Se questi sono se voi, per questi sono 25, cioè non lo so come siano i numeri. Qua siamo a Varese, voi vedete Francesco ancora con i capelli non grigi. Siamo nel 2003 assieme a tutta una platea internazionale, gente che arrivava, il professor Sorrell, che è americano, Scheigl, Kevin Smith, uh, Jim Clark dalla California, il professor Vessoli, Pius Floris dall'Olanda, uh, Eric Brudi da Monaco, Ken Palmer, sette volte campione mondiale di arrampicatura in, in uh, mondiale quavarese, poi Nils Vass, danese. Quindi ecco, questa è la foto dei partecipanti al seminario del 2000 eh, Shai Gon Trees. Eh, mettemmo a dimora una pianta sulla passeggiata invernale che è tuttora lì perché ogni tanto vado a trovarla, voi vedete lì accovacciato Francesco di fianco a me. Qua siamo all'interno delle serre comunali, proprio in quel seminario, con la interprete, con Sciaigo e in mezzo alle piante grasse perché Francesco non amava... Queste cose, era il rituale anche in queste cose, non all'interno di una sala dove vengono abbassate le tapparelle e poi iniziano le diapositive e le palpebre cadono dei partecipanti, cioè una, una, dove si lavorava bisognava anche portare cultura e scienza. Eh, dietro ogni cosa c'era un messaggio. Qua lo vediamo a un altro convegno del 2003: il passato, il presente, il futuro degli alberi. Uh, qua lo vi, uh, eccolo qua poi non dimentichiamoci uh, Riccione i congressi alberi ed intorni il nome lo diede lui questo convegno che organizziamo col con alberi ed intorni a sottolineare quello che l'albero era, che non bisognava considerare l'albero come qualcosa di sé stante, come un oggetto di arredo urbano, come viene da molti considerati, ma tutto quello che ci stava attorno. Anche qui un grande successo nel 95, ripetuto le seconde giornate nel, 90, scusate, nel 2005 e nel 2007. Eccoci qua, eh, Francesco, qua abbiamo piantato, si piantava sempre Alcuni dei congressisti, ma anche qua avevamo poi la seconda edizione nel 2007 dove invitammo una platea di oratori eccezionali, dove venne anche la vedova di Ale Sciago. Ale Sciago era morto nel 2006 l'anno prima, dove organizzammo una mostra dedicata al lavoro di Aleciago incredibile, dove era un labirinto all'interno di tutte tendoni neri, dove si arrivava al centro di questo labirinto e c'era la luce con tutte le opere di Aleciago che stava a significare l'uscita dalle tenebre, dall'oscurità di un'arboricoltura che era legata. A considerare la pianta come qualcosa di non vivo, in realtà Ale Shago aveva dimostrato la vitalità e tutta la biologia delle piante, a Francesco ha dato questo allestimento, questo significato capacissimo di trovare di dare un significato artistico a quello che era una cosa scientifica. Ecco, questa sua capacità enorme di far capire che Dietro a un fatto scientifico c'era la cultura e il fatto scientifico, senza la cultura, poteva portare a dei risultati anzi aberranti. La storia è piena di ricercatori, di scienziati, di inventori geniali, geniali, ma che limitati a solo quello portavano poi a dei risultati incredibilmente ardi se non aberranti. Ecco, dietro tutto il lavoro c'era questo cioè di dare questo significato che è un grandissimo messaggio. Qua abbiamo workshop, quindi non solo in aula, ma anche workshop con divisi in settore, abbiamo introdotto. Poi abbiamo qua abbiamo nel 2012 eh, Pro Arbora, un convegno che ha radunato 800 persone a Varese e si parlava di alberi monumentali. Un successo anche qua, qua lo vediamo di fianco allo scrittore eh, Tiziano Fratus Uh, un divulgatore e all'interno dell'aula c'erano opere d'arte, quadri, uh, sculture. Proprio a significare che uh, la sola scienza o la sola tecnica non portava a nulla. Ma ci doveva essere questo connubio, questo legame tra uh, quello che era altre opere dell'ingegno umano e la natura. Qua abbiamo Francesco assieme anche qua a tutta una serie di personaggi, qua Francesco che mette a dimora, io l'ho visto proprio l'altro giorno, questo corbezzolo che oggi è diventato una pianta eh, bella, eh, enorme, e quindi corbezzolo anche qua perché è l'unica pianta, eh, pianta che ha i colori della bandiera italiana in uno stesso periodo, cioè la foglia verde, il fiore bianco e il frutto rosso. Era un segnale che si dava di unità, di coesione, che tutti dobbiamo andare avanti. E poi abbiamo Francesco e le mostre, qua siamo a Eroflora, uh, questi alberi girati, presi da un artista tedesco le radici rivolte verso l'insù, che lui era una persona che rischiava, che andava in giro e acquistava queste piante, le portava, arrivavano uh, uh, camion. Uh, bilici di queste e poi dopo bisognava mettere dopo no, poi piazzarli e due fanno ancora due li ho, li ho acquistati io, uh, uno è a casa mia e un altro nel comune di Varese, questa natura capovolta: ce ne sono ancora di bocce. Bene, ecco, vediamo Questo è l'Euroflora, ma guardate qua: era lo stand della Liguria. e Francesco ha realizzato le Costi Ligure con dei fiori. Cioè il mare fatto con sassi azzurri e tutte queste reti, queste maglie fitte che sono una riproduzione perfetta dei golfi della Riviera di Levante. Ecco queste cose qua. Io le ritrovo solo nella galleria degli arazzi che conduce alla Cappella Sistina. Questa rappresentazione grossolana ma precisa della geografia fatta. E voi pensate. Cosa c'è dietro questo piccolo giardino temporaneo? Cioè le reti elettrosaldate e ognuno il suo vaso e il suo colore per rappresentare le coste della Liguria, della riviera di, di Levante. E poi c'è Francesco e il Celsea, come diceva Francesco, non diceva Celsi, il Celsea. Andiamo al Celsea. Da cosa nasce questa idea pazza? Da riccione? Perché dopo due edizioni con così tanto successo qualcuno ha pensato e eh, adesso ma perché dobbiamo uh, chiamare due professionisti che pensi me, cioè lo faccio io, cioè, e ci hanno esautorato da quello che era una nostra idea. E allora noi di fronte a questa delusione, quando siamo andati a Riccione per concordare la terza edizione, ci è stato detto no, voi non c'entrate più niente, c'è qualcun altro che piglia il vostro posto, e siamo andati in Viale Ceccarini, no? lì in Viale Centrale, al bar, e abbiamo iniziato a bere birra. E alla quarta o quinta birra abbiamo detto, ma cosa possiamo fare per tirarci un po' sul morale? E abbiamo, ah, ma perché non partecipiamo al Celsi? Come al Celsi? Cioè, fino adesso solo due progettisti italiani erano stati ammessi dal 1870 al Celsi il progetto. Ma butti tu! Cosa fai tutte le mattine? E io faccio, io vado tutte le mattine a correre, gli dico io, no? All'alba. Io ho davanti a me il Monte Rosa. È bellissimo, gli ho detto a Francesco, no? E io ho tutte le mie montagne. Ma perché non facciamo qualcosa che rompe gli schemi e facciamo qualcosa che un giardino di emozioni, che dia delle emozioni. Non un giardino tecnico, ma no, un giardino di emozioni. Le luci e i colori delle Alpi. Lights and colors of the Alps. Cioè, Prendendo l'Alpe di Siusi, lo sclier, a sfondo e i prati che ci sono. Quattro schizzi e abbiamo iniziato. No, scusate, no, oh, scusate, eh, sono andato fuori fase, volevo farvi vedere. Beh, adesso sono qua. Come faccio a ingrandire? Scusa su questo computer. Ah, ecco, scuse. No, scusate, allora, abbiamo iniziato a, a pensare a questo. Cos'è che ci abbaglia? Le luci, quindi il riflesso, il riflesso della luce abbagliante, il Monte Rosa che diventa rosa al mattino, lo Scigliar, le Alpi, tutti questi riflessi, un giardino di specchi che potesse riflettere le luci. L'idea è nata quando si vanno a provare i pantaloni, no? in quegli sgabuzzini dove abbiamo gli specchi ai lati, anche sopra, dappertutto specchi anche sopra e quando uno si guarda si vede il riflesso all'infinito la propria immagine in questo gioco di specchi e così abbiamo lui perché l'idea è sua data Cesare, abbiamo iniziato a costruire questi specchi e per non, e no, noi abbiamo ricevuto inoltrato il nostro progetto a, a novembre su disegni di Francesco dopo vi faccio vedere gli schizzi originali che io ho conservato a febbraio ricevo una lettera da Londra. Cos'è che è? E dicono: venite qua che il vostro progetto è stato accettato. Io telefono dico a ah, Francesco qua, cosa è successo? Qua dobbiamo andare. Infatti, abbiamo preso un aereo siamo andati a Londra a discutere. In realtà loro volevano capire se noi capivamo l'inglese. Perché tutto questo ci siamo messo in una trappola dove abbiamo perso sette anni di vita mediamente a far partecipare a questa cosa. No? E abbiamo iniziato a costruire, a vedere l'effetto che faceva questi specchi, e siamo andati su. Qua c'è giù la neve, quindi era fine febbraio. A fondo a casa del Francesco a piazzare questi. Noi siamo partiti in quattro da Varese. Questi specchi, un artigiano ci ha fatto le, le piramidi. Questi dovevano essere le guglie delle Alpi, con in mezzo il nostro giardino di piante alpine. E, e ci siamo accorti che la cosa, un risultato che non ci aspettavamo, ovvero sì, ci chiamano. Siamo andati un attimo dalla frazione di Vasio a, a, a fondo. Ci chiamano e ci dicono: Guarda, che qua c'è qua la polizia, perché ha visto questo bagliore incredibile. Perché il sole era sorto che rifletteva tutto cosa sta succedendo alla casa di Decembrini con questo bagliore, un gioco di luci incredibile che neanche noi sospettavamo. Voi qua vedete qua, eh, il Livio col Francesco, le, le luci, tutto circondato da pareti specchiate, con le specchi. Cosa avrebbe significato? Il risultato era quello che noi facciamo. Ecco qua, siamo diventati le star del Chelsea. Ma perché? Perché quando arriviamo, montiamo gli specchi, e ci riceviamo una telefonata del direttore tecnico, ci fa, voi siete squalificati. Come siamo squalificati? E un'associazione ambientalista ha protestato perché gli specchi, se ci vanno contro gli uccelli, attirano gli uccelli, quindi bisogna o inventate qualcosa o, fate, o siete squalificati, non potete partecipare, perché gli specchi erano un materiale innovativo. E cosa abbiamo fatto? Lui si è messo a mano libera a disegnare sugli specchi gli sfondi dello Schiller, a memoria, eh? a memoria, niente di come, ha disegnato le... E le cose innevate, su questi specchi abbiamo messo del bus, nel muschio bianco islandese a simulare la neve e il gioco era fatto. Siamo diventati non chi ha fatto un giardino, ma chi ha salvato, ha modificato il proprio progetto per salvare gli uccelli. Una fama, cioè, e questo voi vedete qua, uh, noi al lavoro. Qua, Francesco, come ha detto giustamente lui, era una persona che non stava a dirigere, ma stava a, a, a lavorare a lavorare, lavorare duramente, abbiamo vissuto 21 giorni in comunità, cioè 21 giorni con 7 persone a lavorare e voi potete immaginare i caratteri e gli scontri che possono i, i coso a, a lavorare così a stretto contatto condividendo anche la Camera. Cioè, quindi è veramente un'esperienza che ci ha gratificato, ci ha eh, chiaramente fonte di discussione, ma ci ha mh. poi abbiamo messo all'interno tutte piante. Tutte piante, ecco, eh, voi vedete questa scatoletta, è presa a Londra, in qua ci sono dentro dei libri che poi lui ha donato. Eh, abbiamo preso questi libri alla biblioteca della Royal Horticultural Society, e dove li mettiamo? Cioè, come facciamo a portarci in giro per Londra? E allora vendevano questi strabiccolini, queste specie di cose automontabili, color fucsia, e in giro, eravamo in giro come due scemi, qua siamo a Hampton Court, ma per Londra. Ci traccevamo questo carrellino, lui il suo e io il mio, che era pieno di libri acquistati a Londra. Allora, eh, il Chelsea è stato quindi i viaggi. Io l'ho avuto come compagno di viaggi in giro in genere a vedere giardini, una curiosità innata, migliaia di foto, di, foto, di idee. Qua siamo ai Tulipani con l'anella, mia moglie, eh, qua. qua. Qua siamo a Londra di fianco in pose irriverenti, qua siamo in mezzo, sempre in Olanda, in mezzo a pedane mobili, eh, sempre per giardini eh, e poi cosa dire? Era un grande amico, era una persona che sapeva stare, dialogare con tutti, creare un clima amichevole con tutti. Io ho imparato molto, io ogni tanto mandavo il mio Marco che il mio dipendente storico, è andato in pensione, ha lavorato con me 35 anni. Lui andava su a Merano a lavorare con Marco del Decembrini per capire cosa significava. Eh, eh, non è scontato che un direttore o un proprietario faccia certe cose con i propri sottoposti, che al venerdì sera si vada a bere la birra assieme che ci siano degli scazzi, delle amicizie, dei momenti conviviali. Non è scontato che nell'amicizia si condivida tante, ecco io più che compagni di merenda, gli scherzi, quanti scherzi a, a carico anche delle persone che eh, ci inventavamo quando vedevamo una persona supponente, eh, lui si metteva a parlare a ristorio fasciata nomi di piante inventate e dava corda e quello dava corda perché, perché era. Perché era eh, ci andava di, di, di fare queste cose ecco qua un compagno poi di, eh, di, di, di tavola di, di bevute eh, una persona piacevole col quale era bello stare eh, qua i suoi progetti qua siamo a Concesio, quello che state vedendo qua è il museo di Paolo VI, Concesio a Brescia, il, nuovo, è la città, il paese natale di Paolo VI siamo stati chiamati a fare il giardino che ancora lì eh, non, non si sa. Lui ha progettato questo giardino dove ha messo tutti questi iris eh, blu a simulare l'acqua. Perché l'acqua ha un simbolo cristiano, molto un fiume e un lago fatto di iris, e qua siamo i prati fioriti. Ma ma chi è quella persona? Manco all'università, noi con i prati fioriti che abbiamo introdotto all'Università di Milano, queste prove eh, parcellari per mettere a confronto i diversi miscugli e vederne le peculiarità. Ma questo non è un lavoro da eh, progettista, da appassionato, questo è un lavoro da ricercatore. E lui, quanti i prati fioriti sono nati così, cioè tutti questi miscugli che noi avevamo tra le mani fatti, le colline del Forlivese, siamo andati su a predappio per dire, siamo andati e lui diceva ma l'idea di fare queste balle che fanno, abbiamo pagato, la provincia di, di Forlì ha pagato i coltivatori per fare i prati fioriti anziché seminare il grano, ma le balle di fieno, di, 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 di paglia di, eh, de, del grano, ro, le rotoballe e mettere all'interno del film plastico i semi fioriti in modo tale da avere la balla rotonda e con sopra la fioritura che fanno paesaggio e i turisti vanno a vederle, e a fotografarle. Queste sono genialate, signori miei, non sono cose così, sono, ecco qua, prati fioriti ovunque, in mezzo poi il giardino delle rose, e guardate qua, è chiaramente, ma questa è un'immagine che mi dice, eh, in mezzo alle sue belle rose, all'inaugurazione all eh, del giardino fiorito, era il 21 giugno del 2016 mi pare ero su no era 2015 perché dopo io ho avuto dei problemi di salute seri ed era prima e io di inaugurazione ne ho viste tantissime in vita mia ma una cosa che trasudava passione genuinità e soprattutto amicizia tra le persone che c'erano lì raramente ne ho colto quindi io posso solo dire che Ringraziare Francesco è vero, non è qua con noi, ma con noi è sempre. E averlo avuto con noi, la sua opera che resta come traccia sul territorio è una grande ricchezza per tutti. Dobbiamo solo ringraziarlo di essere stato con noi. E questa sua donazione, che io sono disponibilissimo ad aiutare, altro materiale, anche disegni, schizzi. Ne ho del Cesi e tutti i suoi schizzi fatti a mano. Ce li ho e veramente sono un grosso tesoro che però evidentemente devono essere rese pubbliche e messe in un posto pubblico perché altrimenti la memoria e l'ingegno vengono un po' compartimentate e questo non è giusto. Basta, ho finito, vi ringrazio tutti. Per me è un piacere e un onore essere qua a parlare di Francesco. Non so voi ma io sono stata travolta da queste due relazioni e, insomma come si diceva è persona tutta da scoprire da di una profondità incredibile penso che i suoi libri ci aiutino e ci aiuteranno anche le, come dire per questa forma di contagio positivo altri documenti che a cominciare da daniele zanzi potranno arrivare e io mh, chiederei se Eleonora ha voglia di salutarci Grazie Allora, intanto ringrazio Fabrizio, sì. scusate. Fabrizio e Daniele che sono stati parte della nostra vita, parte della vita di papà, e di conseguenza della mia. Mi, Daniele mi conosce da quando sono alta così. Io mi sento di dire solo una cosa: questa, questa giornata per me è difficile. Però, papà a me ha insegnato una cosa, l'ha insegnata mia figlia, che forse è è la cosa più importante. Bisogna leggere. Leggere fa bene. Eh, tutto quello che noi possiamo imparare lo possiamo imparare dai libri. Mia figlia non poteva chiedere al nonno un giocattolo, però se gli avesse chiesto un libro, quando gli chiedeva un libro, papà le comprava una libreria. Mio papà era una persona, come dico con Fabrizio, sempre ingombrante, era una persona che, che non passava inosservato né per gli amici né per i colleghi né per la famiglia. Era una persona che a noi ha lasciato un grande vuoto e, e l'ha lasciato in tante persone. Però ci ha insegnato che dobbiamo avere il rispetto, rispetto per la natura, rispetto per gli animali e rispetto per tutti, nonostante il suo carattere burbero, Daniele tra una lacrima e un sorriso penso che l'abbia vissuto in pieno, è una persona che ha rispettato la vita e se n'è andato senza, senza darci la possibilità di abituarci e per noi è stato terribile. Basta così signore. Grazie. grazie a Francesca, grazie alla fondazione che ci ha dato questa opportunità e spero che ci sia un piccolo Decembrini, giovane con pochi soldi in tasca, che magari può guardare un libro che in quel momento non si può permettere. Grazie Eleonora, spero di non avere forzato la mano, ma era importante. E se c'è qualcuno che ha voglia di aggiungere, domandare... O... Posso toglierla? Ah, sì. eh, sono Giampaolo Barbariol, sono un collega che ha conosciuto Francesco e eh, ha lavorato con lui per molti anni nell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, di cui Francesco è stato anche delegato eh, del Triveneto per alcuni anni. E intanto volevo ringraziarvi per questa occasione che è stata creata perché eh, Devo dire che noi tutti abbiamo ricevuto moltissimo da Francesco. Eh, forse magari non ce ne siamo sempre accorti, eh, ma è stata una persona fondamentale eh, su, su diversi piani, come avete ben ricordato, su un piano professionale, ma anche su un piano, diciamo, umano. Eh, non finirò mai di ricordarmi il bellissimo rapporto che c'era a Meraflora tra eh, direttori, tecnici, eh, operai, giardinieri, cioè era tutta una famiglia che faceva festa. E tra i meriti che gli vanno dati è anche quella di aver creato, penso ancora prima di Servia in fiore oppure mh, di, di, mh, in corrispondenza, di aver creato queste bellissime occasioni per la formazione delle persone. Cioè eh, aveva capito l'importanza di trasferire la propria conoscenza alle persone, ma a tutti i livelli e quindi la dignità anche eh, verso le persone, verso anche le persone più umili. E, que e questo ha permesso di colmare una lacuna eh, che in Italia c'è sempre stata, quella del della formazione. Cioè le persone eh, arrivano agli enti pubblici, non hanno diciamo, la capacità di, di apprendere e queste occasioni sono diventate veramente straordinarie per, per noi. Quest'oggi abbiamo, ehm, diciamo, visto alcuni aspetti della sua personalità e anche della sua, del suo ecletismo, ma, eh, diciamo, potremmo ricordarne tantissimi altri vissuti all'interno della nostra associazione. Ecco, eh, il mio solo, una piccola testimonianza che si aggiunge a quelle che hanno dato gli amici di, di questo grande valore che mh, devo dire emerge ancora più con forza in questo momento in cui ne sentiamo la mancanza. Grazie. Buonasera, io sono Gabriella Dalbrun e parlo penso anche a nome di Fiammetta Vincenzi perché noi lavoriamo insieme da diverso tempo, insomma siamo due anime un po' inseparabili nel nostro percorso. Ecco, noi siamo state allieve di Francesco De Cemprimi, proprio letteralmente allieve, perché eravamo per un'esperienza di un di un tirocinio, di un master che abbiamo fatto ehm, qualche anno fa, ehm, abbiamo fatto proprio questo, mh, questo tirocinio eh, al mh, Giardino della Rosa a Ronzone. E io devo dire che c'è stato un approccio incredibile con Francesco perché oltre... Eh, avrei intrapreso questa esperienza in maniera molto seria e molto professionale. Eh, ci siamo avvicinati al mondo della rosa che non conoscevamo niente. Francesco ci ha messo a disposizione tutto il suo materiale, tutto il suo lavoro all'interno di questo giardino, cosa che credo che un professionista, pochi, veramente pochi, lo fanno e io conservo ancora questo materiale, noi abbiamo dovuto elaborarlo, c'era un tema in questo richiesto, in questo tirocinio, ma soprattutto io voglio ricordare che ci siamo divertite tantissimo, veramente tantissimo, compiendo il nostro tirocinio con rigore ugualmente, ma noi eravamo una persona di un'ironia e di un divertente incredibile, noi ce lo ricordiamo ed è un'esperienza che porteremo... Per... E ci ha insegnato tantissimo perché adesso noi stiamo elaborando e lavorando con ciò che lui ci ha insegnato. Sono una persona incredibile, veramente di un'intelligenza <ride> fuori del comune. Ecco, grazie. Grazie per queste due importanti testimonianze che insomma, ci confermano l'eclettismo di questo personaggio, come ben definito da Fabrizio. C'è qualche altro? Tu? Possiamo chiudere? No? Un saluto Luigi? Vuoi? mi ha sussurrato chiudi tu e eh, chiuderò io <ride> intanto saluto due studentesse del master che hanno detto una cosa molto bella eh, che è il mio modo di rendere diciamo omaggio a Decembini che non ho conosciuto e non conoscevo proprio ne conoscevo la fama come dicevo prima sua figlia Rientrano diciamo, nel novero dei pionieri, no? quando si cominciava a studiare si cominciava a esplorare soprattutto nel campo della gestione, che erano quei soggetti fra Verona, fra Trieste, Torino, eh, Merano, quei pochi diciamo, eroici eh, che cercavano di introdurre in Italia il vero senso del mestiere, del rispetto. E una cosa che mi è piaciuto... Non ricordo il vostro nome perché siamo stati insieme diciamo, appassionatamente in un corso di master e il fatto è che di essersi divertiti, cioè ci siamo divertiti. No? Questo, credo che sia questa una riprova di intelligenza e anche di rispetto nei confronti del lavoro. Soprattutto se parliamo di pionieri, di apripista. Eh, sì, molto spesso ci, nel campo del paesaggio ci imbattiamo in persone che salgono in cattedra o cercano sottilmente di stigare nell'altro un senso dell'insicurezza, no? perché devono mostrare quanto sono avanti e quanto sono... Insomma, anche tra persone rispettosissime, nei loro studi, nei loro laboratori, nelle loro classi, quando danno lezioni c'è sempre questo clima un po' di, di trasmissione faticosa di un, di un sapere e di un'intelligenza, un che invece, mi sembra di capire, è evidente dalle presentazioni che avete fatto questo lato io, che, che è molto importante, soprattutto oggi quello di non, di non, mai, di, di non considerare l'insegnamento, la capacità tecnica, il mestiere nel campo del paesaggio come qualcosa di elitario o come, o come qualcosa che lavora sulla criticità, piuttosto che invece sull'opportunità di sviluppare la gioia di vivere, no? che, 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 che si, si capiva dalla, dalle presentazioni. E quindi tutto questo è, è ancora più interessante perché siamo qua in un centro studi che ha fin dai suoi primi passi costruito e la Francesca Garzetti è testimone, insomma, ha costruito una grande biblioteca. Potevamo fare, chi ha diciamo, eh, dato avvio a questa, a questa avventura poteva occuparsi anche di altre cose, non, non eravamo obbligati a, ad accumulare libri, se non addirittura poi anche a pubblicarli, a costruirli qui ci sono la Francesca Gersetti che è la responsabile del centro di documentazione e Patrizia Boschiero invece è responsabile dell'edizione dell della fondazione quindi siamo, eh, siamo felici di accogliere questo fondo perché siamo convinti che il libro abbia una sua centralità e, e credo che l'avrà almeno questo lo dico da, da insegnante e mi sembra importante ecco, questa apparente lontananza no? fra una figura così eh, esuberante, intelligente, trasversale, militante, no? e la serietà con cui ha sviluppato anche un rapporto parallelo con il libro, quindi con qualcosa che non è una, un, una, un oggetto del passato, qualcosa che crea le distanze. Ma qualcosa che, dal quale si, si sviluppa diciamo, il, il germe della curiosità, e, e quindi, non solo della curiosità intellettuale, ma anche della necessità di approfondire, della necessità del sapere che è legata proprio al fare, alla, alla capacità di far crescere e di avere proprio le nozioni tecniche, e non solo teoriche, per, per costruire un giardino, per progettare un parco. Quindi il nostro incontro era una festa all'insegna del libro, ci sono stati dei momenti di commozione. Eh, io personalmente ho una piccola esperienza di, di aver messo piede e poi aver frequentato a lungo la biblioteca di Porcinai e di parlarne con la figlia. No? Quindi si tratta di una generazione precedente. Quindi, eh, scusate se mi dilungo, ma mi viene voglia di. Eh, trasmettere anche un po' l'entusiasmo e l'apprezzamento, per esempio, dalle dediche che si trovano nei libri non è questione di voyeurismo, di curiosità per chi qualcuno le studierà, poi no? è un fondo librario, si può ricostruire tante cose. Per me sono state una scuola di vita perché capivo dal modo con cui arrivavano i libri nella biblioteca di Porcinai, dal modo con cui qualcuno faceva una dedica, lui si procurava in anticipo tutta una serie di pubblicazioni, capivo come si sviluppava l'intelligenza di un mestiere, no? la capacità di promuoversi, di sviluppare relazioni, perché eh, questi, questi strani oggetti diciamo, eh, erano diciamo, il, la, una, una prova di condivisione di, di sapere, ma anche di buone relazioni, ecco. quello che oggi faremo attraverso... Attraverso mille altre, mille altre strade no? che oggi sono velocissime. Però ecco, io mh, volevo ricordare questo perché, ripeto, l'aver la, 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 conosciuto la, la biblioteca di un paesaggista mi ha fatto capire quanto i libri sono importanti in un campo che apparentemente è distante. Non era la biblioteca di uno studioso o di un intellettuale. Quindi, eh, questo è un incontro, diciamo, per. Tirare un po' le fila è gioioso perché ci incoraggia a noi a continuare a fare il nostro lavoro e anche a, a, te, a sentirsi un po', diciamo, la responsabilità di, di, di curare questo aspetto, no? che è quello dell'importanza del libro e l'importanza di una collezione di libri nell'ambito del paesaggio, nello specifico anche dei paesaggisti. Siamo un po', diciamo, l'abbiamo fatto. Nel, Rispetto agli archivi, quindi nel senso più vasto, e poi abbiamo la luce e la, la guida autorevole del fondo di Ippolito Pizzetti che anche continua a parlare, ecco, continua a insegnarci e a mandarci questa molteplicità di insegnamenti. Quindi grazie ancora per, per questa donazione, grazie per essere stati qua. Siamo come succede in questi tempi post-Covid, pochi, pochi ma buoni. E quindi arrivederci e a presto.